Sì, la partita si era messa male ovviamente e non abbiamo giocato bene, siamo scesi in campo il primo tempo, forse, non so, un po' troppo timorosi. Fatto sta che non siamo riusciti comunque a imporre il nostro gioco e a imporre insomma quello che abbiamo provato in settimana. E il secondo tempo fortunatamente c'è stata una reazione subito insomma dal primo minuto del secondo tempo e siamo scesi in campo in maniera diversa, c'è stata una reazione a livello più di carattere che di gioco e purtroppo poi c'è stato l'episodio del rigore. E forse magari quella è stata un po' la molla che ci ha svegliato ulteriormente e poi comunque alla fine siamo stati bravi a raggiungere il pareggio e abbiamo dimostrato ancora una volta carattere, non è la prima volta in questa stagione, però è chiaro che dobbiamo migliorare perché comunque il primo tempo non è stato all'altezza insomma di quello che avevamo preparato. Ma è sempre difficile capire un motivo preciso e forse un motivo preciso magari non c'è. Sappiamo che ovviamente la ripresa dalla sosta è sempre una partita molto pericolosa e che nasconde insomma sempre grosse insidie. Però ecco, non credo sia stato un problema fisico, assolutamente. Insomma, abbiamo fatto un gran lavoro in questi giorni di preparazione. Però, ripeto, forse magari è stato più un fatto mentale che non siamo riusciti a scendere in campo magari con la giusta attenzione e la giusta determinazione. Sì, è vero, perché probabilmente le squadre quando vengono al picco si chiudono sempre molto bene e poi ovviamente cercano di ripartire. E quindi questo a noi ci crea un po' più di difficoltà a creare, insomma, imporre il nostro gioco con una squadra che comunque è tutta chiusa dietro e poi prova a ripartire è senz'altro un motivo di difficoltà e magari appunto in trasferta. Dove le squadre magari giocano un po' più aperte, riusciamo comunque ad esprimerci meglio, ma a inizio campionato c'era il problema inverso, facevamo molto bene in casa e meno bene in trasferta. E ultimamente è vero, in casa facciamo leggermente un po' più fatica, però comunque sia, era la prima giornata del girone di ritorno, siamo ancora lassù in alto e niente, questa settimana lavoreremo per prepararci questa grande sfida che ci attende sabato. Infatti è già qualcosa. Sì, ovviamente giocando là magari lavoro un po' forse un po' di più per la squadra e magari riesco a sfruttare meno le occasioni, ma non è quello assolutamente un problema. Mi trovo bene nel 4-3-3, mi trovo bene in quel ruolo come punta centrale, come esterno. L'anno scorso insomma, l'ho dimostrato giocando da esterno e non ci sono insomma, assolutamente problemi. No, fortunatamente ho comunque negli anni ricoperto quasi tutti i ruoli offensivi, quindi comunque sia riesco ad adattarmi bene a qualsiasi ruolo. Ripeto, punta centrale nel tridente cioè mi trovo bene come mi trovo bene da esterno, come mi posso trovare bene da seconda punta e in un attacco magari a due. E quindi fortunatamente, insomma, non ho questo tipo di problema di adattamento, ecco.
Quanto riguarda, tornando alla partita di appunto sugli schemi, lo Spezia soffre un po' proprio per lo schema che ha utilizzato, secondo te? Per il nostro? Ma non credo sia stato un problema di modulo, perché comunque ci abbiamo lavorato tanto e, ripeto, a inizio anno siamo partiti con questo modulo e stavamo comunque facendo bene. E poi c'è stato un periodo in cui sì, con il 3-5-2 magari eravamo un po' più equilibrati e subivamo magari meno occasioni, però secondo me, insomma, ti ripeto, non è stato un fatto di modulo assolutamente sabato, ma credo sia stato più colpa nostra nel non approcciare bene la partita, insomma, il primo tempo. E c'è stato avuto due occasioni precedenti, di nuovo c'era la possibilità di consegnarsi, lui proprio diciamo all'inizio una liberazione, perché insomma tornare a gol è importante. E quando stava arrivando, insomma, perché solo anche nel primo tempo c'è stata un'occasione che pensava sulla riga, come un po' le tue impressioni. Sì, no. No, vabbè, certo, il gol è importantissimo, però comunque sì, avevo segnato due giornate fa contro il Lanciano e quindi niente, il mio obiettivo ovviamente era quello di dare continuità al gol, ma soprattutto insomma anche alla prestazione, perché ovviamente prima di tutto c'è la prestazione, quella che magari poi ti porta a essere pronto quando c'è l'occasione da sfruttare per far gol. La situazione fisica, tu ora sei, ci parlava sempre che quasi pronto, quasi al sicuro, sei al 100%. Sì, hai fatto un certo tipo di preparazione o hai aspettato un sì, giusto? Esatto, sì, no. Adesso mi sento bene fisicamente, vedo la differenza rispetto a un mese, due mesi fa, che pensavo di star bene, però adesso che insomma sono a questo tipo di condizioni mi rendo conto che magari non ero al 100% prima. Ovviamente mi ha fatto molto bene questo richiamo di preparazione in questi giorni durante la sosta, e era la prima partita che facevo 90 minuti senza insomma poi essere sostituito, quindi sono contento anche di questo aspetto mio fisico personale, insomma. Tutti i giocatori che possono andare sul fondo possono creare superiorità numerica, peraltro proprio sull'azione di loro hai riuscito a segnare, e che aiuti in più vi possono dare questo giocatore? Esatto, sì, ci possono dare sicuramente una grande mano, sono giocatori, vabbè, Stefanovic lo conosciamo, è un giocatore che l'anno scorso ha vinto il campionato a Palermo, ha fatto la Serie A, è sicuramente un grande acquisto e ci può dare una grande mano. E niente, saranno soltanto insomma un aumento del nostro valore e poi sarà al mister insomma a decidere come farli giocare, come farci giocare. Mi ha detto il mister nel partito, ha detto qualcosa oppure dovete parlare qualcosa? No, a fine partita non abbiamo detto niente, eravamo insomma abbastanza amareggiati, perché più che altro è stata penso un'occasione, cioè due punti persi, però comunque sia nel calcio, ripeto, siamo stati bravi a dimostrare carattere, a raggiungere comunque al 90esimo un pareggio che sembrava magari non essere possibile, però succede, era la prima del girone di ritorno e dobbiamo comunque stare sereni, essendo consapevoli che comunque dobbiamo fare meglio, però c'è tempo per lavorare e sicuramente faremo meglio.